una delle città più inquinate. Diciamo che l'aria si muove, quindi non è che stanzi a Como. Purtroppo noi siamo, la Lombardia, una delle cinque aree più inquinate dell'Europa, quindi mettiamoci nelle condizioni di capire che non si può andare avanti così. L'anno scorso abbiamo superato per oltre 200 giorni, 220 giorni i limiti di PM10, abbiamo fatto peggio di Milano, che tutto dire, perché sicuramente dovremmo essere un po' più virtuosi. L'incidenza del PM10, dell'inquinamento sull'inquinamento atmosferico, possiamo calcolarlo in attorno a un 30%, quindi incide, ma non è solo quello il problema. Bisogna ricordarsi che a Como abbiamo l'inceneritore dei rifiuti, bisogna ricordarsi che a Como l'amministrazione ha chiuso e firmato un bando blindato sfavorevole all'amministrazione comunale. Per esempio, solo un esempio velocissimo, bloccare fino al 2020, se non ricordo male, l'acquisto delle materie tipo plastica, è un prezzo che è stato bloccato ad anni fa, capite che non ha un senso logico. Non c'è una tariffa puntuale, quindi cosa vuol dire? Che il cittadino non è propenso a produrre meno. Bisognerebbe incentivare, per esempio, al riutilizzo dell'umido, che incide del 30% su quello che è la gestione del rifiuto. Bisogna limitare gli inquinanti, perché è della salute delle persone che va. L'impatto economico-sociale in una società di quello che è l'ambiente e l'aria che respiriamo è esponenziale. I dati rilevati sulle malattie all'apparato respiratorio sono in una crescita esponenziale, quindi dobbiamo renderci conto che così non si può andare avanti. Non si può andare avanti, bisogna quindi incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici che non siano inquinanti. Una questione che ho avuto con la Polacchini è che sui giornali titoloni: acquisto di autobus green, ecologici. Sono stati acquistati degli autobus diesel che saranno anche Euro 6, ma sono diesel, questi inquinano poco, ma vuol dire inquinare. Investimento vuol dire investire su degli autobus elettrici, su una rete elettrica, e andare in una direzione in cui si crei una cultura del non inquinare, che sta anche nel discorso del traffico dei parcheggi. Potenziare i parcheggi di cintura vuol dire togliere il traffico dalla città, aumentare anche il numero degli stalli, perché noi dobbiamo eliminare il fatto che, avendo adesso il girone come traffico in città, la gente fa tre giri della città per trovare un parcheggio, anche lì si crea l'inquinamento. Quindi è un'azione che deve essere fatta a 360 gradi per eliminare quello che sono i problemi. Perché, ripeto, l'impatto economico, sociale sulla società, sulla salute di queste malattie sarà esponenziale.